Ciao ragazzi! Benvenuti nella cucina di Veggie Situation! Io sono Filippo. E io sono Jurgita. Noi siamo una coppia di foodie vegan e facciamo cucina 100% plant-based e promuoviamo lo stile di vita sano e 100% vegetale. Ci trovate anche su Instagram, seguiteci. Così potete trovare tantissime ricette belle, buone e sane. Iscrivetevi anche sul nostro canale YouTube e attivate la campanella. È vero che noi di solito non usciamo di casa senza aver fatto colazione. È il momento più importante della giornata per noi. Cioè, tipo quando vai a letto pensando quanto sarà figo alzarsi a fare colazione. Noi siamo malati di colazione, veramente. Diciamo che è una bellissima motivazione per alzarsi. Esatto. Se c'è qualcosa di buono che sappiamo, che abbiamo ingredienti giusti per prepararla, è il top. E oggi vi prepariamo i nostri waffle. Noi abbiamo 100 modi per preparare i waffle. Di solito sperimentiamo con tantissimi tipi di farine. Farina di mandorla, farina di grano saraceno, farina integrale, semi integrale. E oggi facciamo una versione molto particolare che sono i waffles con la farina di canapa. Partiamo con la ricetta. La farina di canapa è un alimento prezioso e nutriente. Uno, perché è ricca di proteine. Due, perché è veramente ricchissima di omega 3 e omega 6. Di solito si consiglia usare fino a 20% di farina di canapa insieme ad altre farine. Quindi su 100 grammi saranno 20 grammi. Abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e abbiamo chiesto ai nostri amici se preferiscono fare colazione a casa o al bar. Dai risultati è emerso che 83% delle persone che hanno votato preferiscono fare colazione a casa. E a voi dove piace far colazione? Al bar o a casa? Scrivetecelo nei commenti. Questa è la consistenza ideale, diciamo che è molto simile a quella dei pancake, leggermente più densa. Questa ricetta è completamente senza zucchero. Per dolcificare i nostri waffles abbiamo usato l'uvetta che abbiamo lasciato in ammollo per circa 10-15 minuti in acqua calda. Nell'etichetta ci sono 24 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto, è interessante perché comunque risulta una colazione molto proteica e è perfetta anche per chi fa sport. Ora scaldiamo le piastre per i nostri waffle. Questa volta abbiamo guarnito i waffle con yogurt al cocco, frutti di bosco, sciroppo d'acero e semi di canapa. Ma voi potete mangiarli con quello che preferite di più. Buona colazione! Ragazzi, se vi è piaciuta questa ricetta, lasciateci un like e un commento qui sotto. E vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!
C'è gente che riesce a tenere il cucchiaio col naso. E come fa a tenerlo? Non lo so. Qual è il trucco di tenere il cucchiaio col naso? Tu riesci? Ma è impossibile. No, ma c'è gente che ci riesce. Ma ci sarà un barbatrucco? Sicuramente. Tipo lo tieni... Guarda. Ah, vabbè, sì. Si vede che lo tengo. No, però lo stai tenendo. Si vede adesso.